Soggiorni estivi 2011, importanti novità da parte del Comune e delle associazioni, un coinvolgimento del territorio per trovare nuove soluzioni in vista dei tagli che sono arrivati anche a Certaldo. Siamo molto soddisfatti perché questo è proprio uno di quei casi in cui per mantenere i servizi come sono sempre stati, anzi per dare qualcosa in più con meno soldi, abbiamo dovuto coinvolgere il tessuto associativo di Certaldo e le associazioni di Certaldo hanno risposto in maniera straordinaria. E noi quindi quest'anno con i tagli di bilancio e con meno soldi a disposizione aumentiamo l'offerta dei soggiorni estivi. Restano confermati tutti i soggiorni che vengono fatti tradizionalmente. Ci sono addirittura quattro nuove attività messe in campo dalle associazioni di Certaldo che utilizzano questo strumento per dare una possibilità alle famiglie di tenere il bambino quando è finita la scuola, ai bambini e ai ragazzi di socializzare e di crescere e anche all'associazione di farsi conoscere e di rendere più visibile la loro attività. Quindi, nonostante i tagli che arrivano sulle amministrazioni comunali da parte del governo, con un po' di fantasia e con la passione per questo paese che contraddistingue le associazioni, riusciamo a mantenere un servizio che da sempre è un servizio di qualità apprezzatissimo dai bambini di Certaldo. L'invito quindi per la cittadinanza è quello di non presentarsi all'ufficio scuola del Comune di Certaldo, ma di rivolgersi a Polis, altrimenti troveranno una porta chiusa. Sì, le iscrizioni in questo nuovo sistema per i servizi che tradizionalmente venivano fatti con l'iscrizione all'ufficio scuola del comune, quest'anno invece ci si iscrive da Polis in Viale Matteotti. Per tutte le attività quindi che c'erano anche l'anno scorso, l'iscrizione è da Polis. Per tutte le altre attività, per quelle nuove, ci si iscrive direttamente dalle associazioni che le erogano e sul sito internet del comune oppure sui volantini che sono stati consegnati a tutti i bambini e a tutti i ragazzi delle scuole ci sono i riferimenti.